Un Napoli che tra pochi giorni incontra l'Inter, un Napoli che tra virgolette ha blindato il secondo posto in classifica, che però vive di due grandi incognite, ovvero Edinson Cavani e Walter Mazzarri. No, rimarranno tutte e due, sono talmente sicuro che rimarranno tutte e due. Come già dissi l'altra volta, il Napoli ho il primo e il secondo e ho vinto la scommessa. Cavani deve tutto a Napoli e ci deve dare anche una soddisfazione, vincere anche in Coppa dei Campioni. Walter Mazzarri è ancora indeciso secondo lei? Ma non è indeciso, quello è sempre tutto deciso, che Mazzarri da qua per adesso non si muove, ne sono convinto. Beh, io penso che le soddisfazioni che ci stiamo togliendo in questi ultimi anni sono delle soddisfazioni importanti, perché sia Mazzarri che Cavani hanno dato tutto quello che potevano dare, anche se adesso vanno via, non ci sono problemi, credo che si possano rimpiazzare. E soprattutto penso che il Napoli ormai abbia una mentalità vincente, quindi anche se cambia qualche pedina, però sarà sempre un Napoli forte. Preferiresti perdere Cavani o Mazzarri tu? Cavani. Mazzarri credo che sia un ottimo allenatore. Cavani è un grandissimo giocatore, è una bravissima persona soprattutto, però penso che si possa rimpiazzare. Ma il secondo posto è effettivamente blindato e sarebbe un peccato rovinare tutto adesso, ma penso sia impossibile. La stagione è positiva perché siamo riusciti a migliorare il piazzamento della scorsa stagione. Bisogna vedere adesso cosa si farà per la successiva, perché quando si parla di cedere Cavani, rimpiazzarlo non è facile. Trovare uno che ti fa 25 gol a campionato è impresa ardua e non penso che ci sia. Bisogna essere molto abili, pure perché poi ci sono dei parametri molto ristretti in fase di acquisto di giocatore, monte ingaggi, tutti i discorsi diritti d'immagine che vengono gestiti sempre in maniera un po' troppo totalitaria dal presidente, quindi certi giocatori ci vengono preclusi a prescindere e questo è un peccato. Bisogna aprirsi, crescere anche da quel punto di vista come società. Penso che Mazzarri resti, Cavani si parla che vada al Real, che vada al City, non ti so dire, guarda, forse si parla anche di Dzeko. Se viene Dzeko a Napoli, probabilmente Cavani va al City. Mazzarri non penso sia così sciocco da lasciare la Champions a un altro allenatore. Farà sicuramente un altri due anni, farà la Champions. Bisogna comprare giocatori. De Laurentiis deve mettere mano al portafogli e comprare giocatori. Se ne va Cavani, dobbiamo formare un'altra volta una squadra. Mazzarri è la stessa cosa. Cioè il presidente lo sa, deve blindare anche non il secondo posto, prima di tutto Cavani e poi il secondo posto e anche Mazzarri. Si poteva fare qualcosa di più quest'anno, perché l'anno prossimo credo che anche le squadre si rinforzeranno. Cioè noi ci indeboliremo con la partenza di Cavani e Mazzarri e le altre squadre si rinforzeranno, non c'è solo la Juve da combattere. Cioè torneremo un'altra volta con Coppa UEFA, quinto posto, sesto posto. Io mi auguro di no. Se vende Cavani deve fare altri acquisti molto, molto meglio di Cavani. E oggi come oggi sulla piazza che c'è?